Salve a tutti, bentornati all'appuntamento con i libri e la lettura. Oggi vogliamo segnalarvi un libro di quest'anno, dell'anno in corso, il 2023, il libro di esordio di Beatrice Salvioni, La Malnata. Forse uno dei libri più belli del 2023, di quest'anno. È un libro che è stato anche un caso editoriale, poiché essendo libro d'esordio è stato pubblicato sia in Italia e in diversi paesi d'Europa. Un libro che merita e che parla di una storia di amicizia negata all'interno di un contesto storico particolare, ovvero il contesto fascista e della guerra in Abissinia. A raccontarci la storia di questa amicizia negata è Francesca, una delle due amiche. Francesca è la figlia di un sostenitore del fascismo e le è proibito parlare assolutamente con la malnata al secolo Maddalena. La malnata è stata bollata da tantissimo tempo per via di alcune vicende della sua famiglia di stregoneria e di essere stata marchiata addirittura dal diavolo perché le sue maledizioni si avverano. L'amicizia tra queste due bambine quindi inizierà proprio di nascosto. Nessuno deve vederle insieme, soprattutto la famiglia di Francesca. In realtà la malnata ha una storia familiare particolare e forse non è così cattiva come sembra. In realtà le due ragazze diventeranno così amiche da imparare tantissimo l'una dall'altra. È un libro che ci fa pensare un po' anche alle storie raccontateci da Elena Ferrante, le due amiche così diverse tra loro, che in contesti storici particolari si aiutano reciprocamente a crescere. Un libro bellissimo che parla di storia, che parla di sentimenti, che parla di legami familiari e che parla anche di formazione. Tutti possiamo imparare dagli altri. Adesso per voi un estratto della malnata. Avanzammo in silenzio come in processione, la malnata davanti e noi dietro. Se si girava per assicurarsi della nostra presenza, scorgevo la macchia che aveva sulla tempia, tra l'occhio e l'orecchio, giù fino al mento. Papà mi aveva detto che si chiamava angioma e voleva dire che sotto la pelle era malata. Mamma aveva detto che era il segno delle labbra del demonio. E se pensavo alla malnata facevo peccato. Chiunque altro avrebbe nascosto con i capelli quel segno che poteva essere una malattia e una maledizione insieme. Lei no. La malnata Beatrice Salvioni è Einaudi. Buona lettura!